Buon pomeriggio e ben ritrovati amici di Gossip Mania, buon lunedì in primis, siamo prontissime per parlarvi di tutto ciò che è successo nel weekend in Italia e non solo per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, della musica, ma soprattutto tanto tanto gossip. Inizio col presentare Elvira Vigliano, ciao Elvira! Ciao Alessia, ben ritrovata. È stato un lungo weekend senza il nostro appuntamento quotidiano, quindi insomma è stato un po' difficile cercare di trovare singoli argomenti da poter trattare. È verissimo, infatti abbiamo un po' di argomenti da recuperare, anche di cose successe nell'ultimo weekend, alcune veramente molto molto divertenti, dei siparietti televisivi niente male, ed altri argomenti invece un po' più seri ovviamente non mancheranno, inciuci, ma anche polemiche che sono sempre all'ordine del giorno. Direi di iniziare subito con il nostro primo argomento, parliamo infatti di Francesco Totti, che ha rilasciato un'importante intervista qualche giorno fa, nella quale non solo ha parlato dell'imminente inizio della serie televisiva a lui dedicata, speravo de morì prima, della quale parleremo anche tra pochissimo, poiché ci vogliamo in primis focalizzare su ciò che ha detto e sulla sua esperienza con il Covid-19. Un racconto molto intenso, anche commovente, emozionante, che ha appunto spiegato nel miglior modo possibile tutta la malvagità di questa malattia e di questo virus. Infatti, nonostante siamo al cospetto di un atleta che è particolarmente controllato praticamente da tutta la sua vita, e anche che è uno sportivo, quindi assolutamente una persona senza patologie e sana al 100%, ha avuto un rapporto col Covid molto particolare, poiché l'ha preso in una forma molto violenta. Infatti ha raccontato di essere stato a casa per ben 24 giorni, la maggior parte dei quali non aveva miglioramento con la cura che stava effettuando, e si è molto spaventato anche perché aveva tantissimi sintomi, la febbre a 40, la difficoltà respiratoria, oltre al fatto che poi ancora non sa da chi ha preso il Covid ed averlo passato a sua volta a tutta la famiglia, Ilari compresa, al tempo che fu. Quindi veramente un racconto molto intenso che fa capire veramente la crudeltà di questa pandemia. Sì, perché non fa sconti a nessuno, quindi né ai VIP né ai comuni mortali. Ovviamente le conseguenze sono sempre diverse, non si sa mai quello che può accadere. Abbiamo sentito le storie di molti VIP che hanno raccontato come magari da un semplice dolore si sia poi arrivati alla definizione del coronavirus. Quindi insomma è un virus che non ha una stessa tipologia di applicazione, quindi dipende sempre dal soggetto in questione. Nel caso specifico proprio Totti, che è diciamo per eccellenza lo sportivo, che comunque fa dei controlli specifici, è sempre sotto l'occhio attento dei medici, e alla fine è stato colpito anche lui. Ed entriamo anche in queste dinamiche familiari, perché ovviamente sappiamo bene che di solito, quando, almeno come dicono i medici, si contrae il virus, bisogna stare in isolamento. Il problema è che, non sapendo come gestire la situazione, magari si può far sì che il virus vada a tutta la famiglia. Hanno comunque delle bambine molto piccole, quindi insomma la situazione è un po' particolare. Diciamo che al momento è Ilari che lavora maggiormente, quindi poteva essere un colpo un pochino basso, però fortunatamente insomma le cose poi hanno avuto un epilogo positivo. Sì, per fortuna sì, è soltanto un brutto ricordo, anche se la paura lo ha veramente attanagliato, anche per chi ha perso soltanto qualche mese fa proprio il padre, e quindi ha avuto davvero paura di complicazioni, di un eventuale ricovero, proprio perché vedeva che all'inizio la cura sembrava non avere effetto. Questa cura poi è anche abbastanza invasiva, e poi l'ha detto anche in maniera bonaria, senza magari pensare neanche a ciò che è stato divulgato. Ha detto: io sto sempre tra la gente, tra i fan che mi chiedono un autografo, una foto, piuttosto che con gli amici o i parenti, quindi davvero non so da chi ho contratto il virus. E questo è il motivo per il quale poi si crea questa catena infinita, Esatto. dalla quale è impossibile staccarsi.
Insomma, parliamo comunque di personaggi che prendono alla lettera quelli che sono i dispositivi di protezione, quindi tutte le tipologie di protezione e così via, però non si sa mai con chi si è in contatto. Hanno inventato parecchie applicazioni che ti possono aiutare, insomma, a identificare chi ha il virus e chi no, però insomma sappiamo bene che quello che manca effettivamente è il contatto fisico, quindi magari una semplice stretta di mano o un saluto da lontano senza mascherina può provocare poi delle conseguenze particolari. Sulla perdita del padre è stato un dolore molto forte, soprattutto perché in piena pandemia, insomma, hanno dovuto dire addio ad un colosso della famiglia. E anche in questo caso, insomma, la coppia Blasi-Totti è stata molto unita. Loro sono molto molto uniti e sono veramente bellissimi. Dicevamo poco fa, il 19 marzo, quindi in settimana, la prima puntata della serie TV dedicata proprio a Francesco Totti, particolarmente atipica poiché ovviamente ripercorrerà proprio tutta la vita dell'ex capitano della Roma con degli attori poi particolarmente similari e somiglianti ai personaggi originali. E questo arduo compito di rappresentare proprio Francesco Totti l'ha avuto Pietro Castellitto, figlio d'arte di Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto, che è appunto sin da piccolo anche un attore nei vari film del padre, almeno in alcune comparsate. Ora sta cercando di spiccare il volo con questa serie TV che sicuramente sarà seguitissima. Sì, per forza, perché comunque ci sono molti dettagli della vita di Totti che conosciamo, però insomma andare nel dettaglio è un qualcosa che solo pochi possono fare. Quello che mi piacerebbe vedere è non il classico docu-film, mi piacerebbe vedere qualcosa di diverso, perché comunque Totti si è spesso raccontato nelle interviste, quindi sono dei dettagli che noi tutti conosciamo. Però quello che rende umano un eroe del campo è sicuramente la vita privata. C'è stato soprattutto in questi giorni un'affermazione di Ilari che ha detto: non ho preso il cognome di mio marito perché preferisco avere una mia identità. Quindi anche questo fa capire come in entrambi i casi abbiano dei ruoli ben stabiliti e l'amore è semplicemente un elemento che li unisce e che ha permesso loro poi di andare avanti per così tanto tempo. Spero che all'interno di questo documentario vengano poi anche sottolineati alcuni aspetti della vita quotidiana dei due, perché farebbe molto ridere. Non so quanto realistici, poiché tempo fa vidi un'intervista proprio tra Pietro Castellitto e Francesco Totti, nel quale Totti, ridendo ovviamente con la sua innata simpatia, gli diceva che in realtà qualcosa non era proprio fedele alla realtà, poiché si vede una scena della serie TV nella quale il simil attore che interpreta Francesco Totti aiutava a fare compiti a Christian, il figlio che ben conosciamo, e Francesco Totti ha detto: io non ho mai aiutato Christian a fare i compiti, quindi questa scena è inverosimile. Beh, è un dettaglio che conosciamo bene, quindi credo che da questo punto di vista riusciremo a distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. Però insomma, lui si è sempre mostrato per quello che è, non ha mai cercato di dire: sono laureato, ho studiato, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. È semplicemente un giocatore di calcio che ha portato avanti la sua passione. È stato molto spesso vittima anche di sfottò e devo dire che questo a lungo andare è diventato anche pesante da ascoltare, perché insomma le battutine fanno piacere, fanno ridere, però poi c'è un limite a tutto. Però il fatto che lui sappia prendersi gioco di se stesso è sicuramente un tratto del suo carattere che conosciamo bene. Poi è una bella sfida effettivamente una serie TV con degli attori particolari, similari ovviamente come aspetto fisico ai personaggi originali, che comunque rappresentano poi non un pezzo di vita di Totti, ma tutta la vita, poiché da vari trailer abbiamo visto che comunque si inizia dagli inizi, dagli albori della carriera di Totti fino ai giorni nostri. Quindi davvero in una serie TV che racchiude praticamente tutto si va a toccare uno degli idoli dei tifosi italiani, quindi le critiche secondo me saranno all'ordine del giorno. Sicuramente, e bisognerà poi vedere quali saranno le reazioni dei tifosi del cosiddetto derby Roma-Lazio, quindi insomma da quel punto di vista ci saranno parecchi scontri, anche perché
è normale, insomma, mostrare le capacità di un calciatore che sono poi indubbie. L'abbiamo visto con Pelé, con altri calciatori, anche Maradona, quindi insomma non siamo nuovi a questo elemento, però un calciatore italiano tutto nostro è sicuramente un qualcosa di cui vantarsi. Eh sì, ci voleva questa serie TV anche perché sicuramente sarà esportata in tutto il mondo, quindi Sicuro. perché no portare anche il Made in Italy un po' oltre i nostri confini? Quindi fa sempre bene, soprattutto in questo periodo che siamo tutti chiusi in casa, quindi ci fa bene vedere una serie TV in più, comunque molto leggera e sicuramente simpatica. Cambiamo argomento, restiamo sulla leggerezza e sulla simpatia, infatti protagonista di un divertentissimo siparietto insieme a Luciana Littizzetto c'è stata Belén Rodríguez, che ha così tenuto compagnia a Sì. milioni di italiani, soprattutto i maschietti, oserei Sì. dire, nel sabato sera italiano. Complice appunto di tutta questa attenzione sotto i riflettori, un particolare abito che inizialmente sembrava molto casto, perché abito lungo, rosa cipria, senza scollature, quindi anche abbastanza coprente, diciamo, anche nella zona gambe, che però lasciava intravedere qualcosa nella zona décolleté, che è stato subito pizzicato e subito attenzionato, ovviamente, da Luciana Littizzetto, che ha iniziato poi a chiedere consigli di seduzione proprio a Belen. È un qualcosa di già visto perché lo sappiamo, insomma, soprattutto questo teatrino di una donna comune, quale Luciana Littizzetto, nei confronti invece di un'icona della bellezza, è sicuramente un qualcosa di già visto. Quello che però stupisce è che ogni volta non si sa mai come andrà a finire, perché la Littizzetto riesce sempre a trovare un L'adoro, argomento l'adoro. per mettere anche in mostra alcuni dettagli che, insomma, a prima vista fanno ridere, però fanno anche pensare. La scenetta, ad esempio, del caffè a prima mattina, noi tutti a prima mattina, insomma, non è che siamo così arzilli e perfetti, invece lei è perfetta, Belen intendo, e riesce a prendersi il caffè senza sbavature e senza niente. Quindi anche questo fa pensare come in realtà la vita reale a volte sia completamente distinta da quella che vediamo nei social. E questo è quello che tenta di sottolineare sempre la Littizzetto. Poi per quanto riguarda questo dettaglio dell'abito, insomma, lo sappiamo, stesso Belen ha detto ero troppo casta, avevo bisogno di mettere in mostra qualcosa. E beh, chi può fa bene a farlo. Ma sì, assolutamente, anche perché non era assolutamente volgare, lo possiamo dire, lei è bellissima, in dolce attesa, quindi ancor più bella, e beh, lei che ha sempre fatto parlare poi dei suoi outfit, basta ricordare, possiamo vederlo anche in grafica, quello famosissimo, ormai Notissimo. copiatissimo, ovviamente mai riuscito nelle copie del Festival di Sanremo di qualche anno fa, con questo super spacco che lasciava intravedere questo tatuaggio che raffigurava una farfalla. Vestito che le stava benissimo, niente da D'incanto. dire, lei è stupenda, quindi anche un'operazione ovviamente per far parlare di sé, infatti anche oggi a distanza poi di 2 giorni, ma stesso quel vestito di Sanremo a distanza di anni fa ancora parlare di sé. E diciamo che se ne parla sia in bene che in male, però quello che credo è che a Belen non importi, l'importante è che se ne parli, nel senso che da un punto di vista le sembra molto fragile, quindi sembra una donna, sai, da dover coccolare, da dover proteggere, però poi dopo con le azioni che lei fa tramite i social sembra essere tutt'altro. Quindi questa dicotomia sicuramente mi spaventa a volte perché non si sa mai chi si ha di fronte. Nelle interviste a cuore aperto che rilascia sembra essere una donna molto fragile, ma poi con questa apparenza così aggressive, insomma, denota sicuramente un aspetto del suo carattere che, anche divenendo sempre più grande, fuoriesce dalla sua personalità. E sì, anche perché effettivamente ha ricevuto tante, tante critiche, inutile a dirlo, da parte delle donne che hanno puntato il dito su questo suo fare che è sempre molto mirato nel puntare alla sua fisicità e quindi a questi canoni estetici particolari. Dicono che le donne in realtà sono altro, non devono essere
famose giudicate soltanto per il loro aspetto fisico, eccetera, eccetera, eccetera. Però forse è anche un po' esagerato nella fattispecie. Credo di sì, perché si parla comunque di un momento di leggerezza, insomma. Credo che forse questi problemi derivino poi da quelli che sono i luoghi comuni, cioè la donna curvi è bella, la donna con le forme è quella mediterranea, quindi è quella da apprezzare. Però parliamoci chiaro, nel vedere Belen, che se ne dica che abbia fatto dei ritocchini o così via, insomma, è una bella donna, quindi bisogna semplicemente a volte essere oggettivi e tralasciare quelle che sono le critiche, perché insomma si parla comunque di una donna di 37 anni, quindi insomma è una donna madre quindi, sì. Che sta per diventare nuovamente madre, che è stata sfortunata, che ha alle spalle una storia particolare. Certo è che è arrivata in Italia e ha fatto fortuna. È la storia di pochi, la favola a cui tutti auspichiamo, ma che insomma noi ci continuiamo a svegliare nel nostro lettuccio e non cambia nulla. Non cambia niente. È vero, quindi brava Belen, continua così a non fregartene assolutamente delle critiche che ti muovono. Noi intanto ci fermiamo per un breve spot pubblicitario e ritorniamo a Gossip Mania tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritornati dopo questo piccolo spot pubblicitario. Abbiamo parlato di Francesco Totti, della sua serie televisiva che inizierà tra pochissimo, ma anche del suo racconto molto toccante sul Covid. Abbiamo parlato anche di Belen, dei suoi outfit e anche delle critiche che le vengono mosse proprio per questo suo fare sempre molto irriverente ma anche divertente con il siparietto con Luciana Littizzetto, che poi veramente ritorno brevemente su questo. Cosa mi è stato simpaticissimo. Bellissimo. Perché poi hanno parlato di questi giochi di seduzione, degli outfit, quindi veramente molto molto divertente. E ora iniziamo con le polemiche. Ci mancavano. Eh sì, seconda parte interamente dedicata alle polemiche, a determinate risposte di alcuni fatti dei quali vi abbiamo parlato già nelle scorse puntate, quindi li riprendiamo. In primis vi raccontiamo ciò che è successo a Elisabetta Gregoraci ancora una volta, perché ormai è una situazione che si ripropone nel tempo, almeno all'ordine del giorno c'è sempre. Meno una volta a settimana. Sì, una volta a settimana, o che parla della sua vita privata, o dell'ex marito, o comunque della sua esperienza al Grande Fratello, delle sue nuove fiamme. Quindi noi abbiamo inglobato tutto ciò e da tutto ciò è nata proprio una polemica, questa volta con Pierpaolo Pretelli. E sì, ce l'ha proprio con lui questa volta. Non lo sarei mai aspettata. Esatto, dopo infatti alcune accuse dell'ex velino, perché velino. In realtà esatto, è anche un velino, sì. Tra l'altro, quindi mi sono divertita tantissimo a leggere giornali di gossip, che ormai non è più Pierpaolo Pretelli ma l'ex velino. Quindi non dimentichiamo questo passato, anche perché in questa seconda parte parleremo molto di passato. E quindi è stato accusato proprio di additare la Gregoraci di non sincerità. Facciamo un passo indietro. Lo stesso Pretelli in un'intervista ha rivelato che in realtà la Gregoraci non sarebbe stata poi così sincera all'interno della casa del Grande Fratello. Del Grande, già guardo la tua espressione che dice tutto, poiché all'esterno sembra abbia un compagno, cosa che avevamo già detto, ma forse anche lei proprio dall'interno della casa aveva detto. Infatti ha detto: io una volta che sono uscito all'esterno della casa ho capito tante cose, tutti gli aerei che passavano che in realtà erano rivolti a lei, tante dinamiche, il fatto di avermi rifiutato, sì, perché non è irrifiutabile il ragazzo. Il palo fa male, il palo. Esatto.
Ho detto quindi non è stata particolarmente sincera nella casa, ha cavalcato l'onda della cotta che avevo per lei. Ed ecco qui che risponde la Gregoraci, però prima ti faccio commentare le parole di Pierpaolo. Allora, cosa c'è da commentare, miei cari? Insomma, io penso che lui sia semplicemente un ragazzo che non accetta il rifiuto e quindi non fa altro che muovere delle critiche. Bisogna dire una cosa, per quanto io possa avercela con la Gregoraci, perché ancora devo capire il suo ruolo all'interno del palinsesto televisivo, ma questa ragazza fin dall'inizio, quando è entrata nella casa, ha mostrato una certa freddezza nei confronti di Pierpaolo. E devo dire, è stata anche molto più furba, perché ha capito fin da subito che era una strategia quella di Pretelli. Questo lo dobbiamo dire. Soprattutto perché quando sono stati distanti all'interno della casa, lei ha visto che lui utilizzava gli stessi atteggiamenti, le stesse tecniche con la sua acerrima nemica, l'altra selvaggia. Quindi insomma, ci sono delle dinamiche che sono state chiarissime fin dall'inizio, quindi questo della Gregoraci non si può dire. Ha anche raccontato a cuore aperto di come la separazione con Briatore sia stata dolorosa per lei, dolorosa anche nell'affrontare poi una pandemia insieme e nel cercare di ricucire un rapporto. Vero è che si è lasciata andare a qualche abbraccio, ma più di questo insomma non c'è stato. Vero, non l'ha mai illuso, ha sempre detto io lo vedo soltanto come un amico, invece magari era Signorini che gettava benzina sul fuoco, come abbiamo spesso detto. Questo non fa altro che testimoniare di come la Salemi in realtà sia una ruota di scorta. Esatto, io proprio lì volevo arrivare prima di parlare della risposta della Gregoraci, che non si è fatta attendere, perché in tutto ciò effettivamente Pierpaolo starebbe vivendo una bellissima storia d'amore con Giulia Salemi, nata proprio all'interno della casa, quindi ovviamente sembra che sia una ruota di scorta, perché poi l'argomento va a finire sempre alla Gregoraci, ma soprattutto c'è da pensare se questa storia d'amore effettivamente è nata proprio nella casa. Evidentemente anche quella con la Gregoraci era una cotta, non era questo grandissimo innamoramento. Io invece sai che cosa credo? Credo che per la Gregoraci lui realmente abbia provato qualcosa e provi qualcosa, per la Salemi invece no, sia semplicemente un'attrazione fisica. Tutto troppo fisica. In fretta, sì. Tutto troppo in fretta, soprattutto anche la mancata convivenza che non c'è stata. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, andatele a recuperare se non ci avete ascoltato, mi raccomando. Perché lì ci sono dei dettagli piccanti. Questi momenti che si ritagliano facendo delle stories insieme fa pensare che insomma ci sia proprio... Nulla, basi non solide. No. E infatti poi è arrivata la risposta della Gregoraci, che una volta per tutte particolarmente seccata, ha ribadito ancora una volta che non c'è stato assolutamente nulla tra loro, ma soprattutto ha detto tra le righe, fatti una vita, nel senso ce l'hai, continua con la tua storia d'amore, non entrare in merito alle questioni personali degli altri che sono cose mie, giustamente, quindi non ti devono più riguardare. Chapeau per la Gregoraci, bisogna dirlo, perché è una ragazza, come ho già detto prima, che fin da subito ha messo i puntini su lei. Effettivamente che si continui a parlare di lei anche adesso, alla fine di quest'anno di Grande Fratello, insomma, e poi con questo legame con Pretelli, che insomma non era nulla di che, almeno da parte sua, perché lei l'aveva smascherato fin dall'inizio, credo che sia giunto poi il momento, insomma, di lasciarsi alle spalle quello che è successo e di andare avanti. Lei credo che non abbia problemi al riguardo, però Pretelli mi sa che qualche problema ancora ce l'ha, effettivamente, però nella vita bisogna sapere accettare anche i rifiuti, ci sta. Eh sì, anche perché vero è che insomma entrambi hanno delle somiglianze, perché a livello caratteriale insomma sono entrambi, mi pare, dello stesso segno o qualcosa del genere, ci crediamo a queste cose, però hanno entrambi un figlio, quindi questo può essere un legame, hanno alle spalle delle storie travagliate, però lui, Pretelli, non è che sia poi così maturo, perché durante insomma la trasmissione ha cercato di riallacciare i rapporti con l'ex compagna, poi è ritornato alla Gregoraci, poi è ritornato alla compagna che ho sentito che è incinta. Ah, non si sa di chi. Approfondiamo e ne parliamo domani, per forza. Mi è arrivata questa voce che questa ragazza Ariadna sarebbe incinta. Molto bella anche lei. Però vabbè.
di chi non si Spirito sa Santo, dobbiamo vedere. Sì, okay. E poi è ritornato sulla Salemi, ma critica la Gregoraci. Credo che lui in realtà non sia interessato a nessuno, ma voglia semplicemente... Al business, sempre come dice business. Tina Cipollari. Sì, vuole stare semplicemente sulle pagine dei giornali, far parlare di sé, perché fondamentalmente cosa ha fatto... A livello televisivo? No, tranne il velino, non credo altro, anche lì non avendo un grandissimo successo, tanto no. È vero che poi sono stati eliminati, infatti quindi preferendo lo le veline. Conosceva, quindi... Assolutamente, assolutamente no. E a parte ciò ricordiamo anche che avremo tanto di cui parlare nelle prossime puntate, perché stasera inizia l'Isola dei Famosi, quindi siamo molto molto curiose di conoscere chi picchierà chi già nella prima puntata. Sì, storie di droga, ci mancano queste dinamiche, devo dire la verità, perché ci fanno anche viaggiare un pochino con la testa. Innanzitutto guardare questi panorami ci fa dimenticare anche chi siamo, da dove veniamo e perché viviamo. Però farà ridere poi anche l'effettivo arrivo sull'isola, perché ogni anno, insomma, c'è sempre un momento particolare. Un momento di panico, diciamo, quando si devono lanciare, esatto, dall'elicottero. E già da lì, insomma, si capisce poi se questi personaggi sono temprati o meno. Però insomma faranno granché, cucineranno un pochino, si faranno un bagnetto. Due cocchi di qua, di là, due inciuci anche loro. Si innamoreranno, faranno la guardia al fuoco, già sappiamo cosa accadrà. Per questo bisogna che ci siano dei litigi. Eh sì, per favore, è la dinamica del reality, quindi ci sta assolutamente. Parlando proprio di litigi, ti introduco il nostro ultimo e quarto argomento, poiché parliamo della Miss proprio, delle polemiche, dei litigi, delle frasi fatte, ossia Selvaggia Lucarelli, che questa volta ha trovato un personaggio più furbo di lei. E ogni tanto fa anche bene, perché aiuta comunque ad alzare l'asticella nella propria vita, a rivoluzionarsi e migliorare sempre le tecniche, certo, utilizzate. E sì, perché Selvaggia Lucarelli è stata protagonista di una polemica che ha investito questa volta Fabrizio Corona, un altro, diciamo, abbastanza estraneo sempre alle polemiche, sì, che sì, proprio non conosce questo termine. Fabrizio Corona, ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi, è stato protagonista di un video molto forte nel quale si è autoinflitto un taglio dei polsi, per così dire, proprio alla notizia del suo nuovo arresto e quindi del ritorno in carcere. A prescindere da ciò, la stessa Selvaggia Lucarelli ha demonizzato il personaggio di Fabrizio Corona, ma soprattutto tutte le persone che in televisione parlano di lui e che in passato l'hanno invitato proprio in TV nei loro salotti. Tra questi c'è anche Massimo Giletti, e che ha fatto il buon Massimo, che anche ha dei metodi abbastanza discutibili, sì, diciamo, però lasciamo stare, parliamo soltanto dell'argomento odierno, che ha fatto il buon Massimo, ha fatto vedere in Mondovisione una foto neanche di troppo tempo fa, nella quale c'erano proprio Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli con un bel bacio appassionato durante un'ospitata televisiva. E qui cala il sipario, perché insomma vengono fuori tutti gli altarini. Credo che questa sia una dinamica che fa parte poi anche della politica, nel senso, certo, che quando si è dei personaggi importanti e che si, insomma, hanno un ruolo fondamentale nella società, nella politica, nell'economia o addirittura nel caso della Lucarelli nel giornalismo in generale, bisogna avere buona memoria. Perché se si dimentica ciò che si è detto, ciò che si è fatto, poi qualcuno un domani te lo rinfaccia. E ci sono sempre le foto e i video a testimonianza, sempre. Noi comuni mortali abbiamo gli screenshot, invece in televisione ci sono le foto, i video e così via. Quindi insomma le dinamiche sono sempre le stesse. Nell'avere buona memoria, la Lucarelli, che insomma è sempre molto contraria ad ogni personaggio, ha sempre una critica per tutti, potrebbe uscirsene tranquillamente dicendo: solo chi è stolto non cambia mai idea. Ottimo suggerimento. Ma in realtà non sarà così, perché lei semplicemente sarà un'altra vittima di questo polverone, perché quando si parla di Fabrizio Corona è difficile, insomma, trovare delle persone che siano o da una parte o dall'altra. È difficile essere pro
o contro Corona. Diciamo che ognuno di noi ha all'interno una duplice visione, è colpevole però esagerata la punizione che ha avuto, quindi insomma potrebbe uscirsene in maniera pulita dicendo è passato, abbiamo avuto un momento di televisivo importante e finisce lì. Non credo riesca ad asfaltarla come ha fatto invece Ilary Blasi tanto tempo fa, sempre in televisione e sempre durante l'Isola. Quindi, insomma, che spettacolo! Veramente. Dipende molto dalla personalità. Se si ha una personalità forte, ed è quello che mi aspetto dalla Lucarelli, insomma, deve rispondere a tono. E invece ad ora c'è solo un silenzio. Eh sì, infatti, anche perché più o meno la linea d'azione di pensiero della Lucarelli, così come di Corona, è la stessa: far parlare di sé con gesti forti, con polemiche per restare sotto ai riflettori, quindi più o meno anche molto spesso con offese, ne abbiamo parlato sì. Nelle primissime puntate di Gossip, forse proprio nella prima sì. Puntata inaugurare questo nuovo format di Teleprima, anche con offese proprio molto molto forti all'indirizzo di tantissimi personaggi nel mondo della politica, dello spettacolo e della musica, veramente non risparmia nessuno. No, e diciamo che bisognerebbe essere anche coerenti. Se si sceglie di andare controcorrente, bisogna poi anche scegliere dei personaggi che non sono poi sotto l'occhio effettivo della telecamera. È molto semplice criticare Corona in questo periodo, però in passato molti sono stati dalla sua parte. Quindi, insomma, bisognerebbe da questo punto di vista, per essere un po' outsider, quindi andare fuori contesto, cercare dei personaggi che magari possano aiutarci ad essere coerenti. Perché se una persona ha un'opinione sull'altra, può cambiare sì, ma bisognerebbe che, insomma, accadesse qualcosa nel frattempo. Invece Corona è stato in carcere, loro non si sono visti e quindi, insomma, non è che c'è stato molto da discutere tra i due. Vedremo cosa accadrà ancora, se ci dovessero essere nuove risposte. Intanto, piccolo aggiornamento spoiler per le prossime puntate: prosegue la storia d'amore tra Juan e Aman e Diletta Leotta, con Juan che continua a postare screen sì. Delle ospitate, delle varie dirette della stessa Leotta su tutti i campi di Serie A, ma le continua a non ricondividere, almeno all'ultimo aggiornamento di ieri notte. Chissà, non lo so, forse non vuole che qualcuno invada il suo spazio, però una storiella la potrebbe anche condividere, insomma. Un cuoricino, una cosa, non, cioè, vedi un po' queste situazioni scomode. Cioè, fa anche tenerezza questo Gianni, insomma, che è talmente romantico, sì, un bacetto, sta diventando quasi uno zerbinello, sì, devo dire. Però, forse, perdonami Gianna, però ti devo fare un po' svegliare. Sì, forse nel privato Diletta, insomma, sovrasta questo sentimento, probabile, e magari Gianni è un po' più social, diciamola così. Va? Sì, questo molto molto probabile. Poi sono uscite le prime foto gossip ufficiali di Melissa Sarta e Marco Rivetti, quindi è stato confermato questo gossip del quale abbiamo parlato. Super mega paparazzata, abbracci, baci, giornate in compagnia, quindi è proprio lui la nuova fiamma di Melissa. Si è asciugata le lacrime di 2 settimane fa. Sta benissimo. E parte subito per un weekend appena il piccolo, insomma, è dal papà. E siamo contenti perché almeno smette di soffrire e crea una nuova intimità con questa nuova fiamma. Esatto, e l'amore trionfa, quindi è giusto questo messaggio alla fine della nostra puntata. Grazie mille Elvira, come grazie sempre. Grazie Alessia. E vi diamo appuntamento a domani pomeriggio con una nuova esilarante e veramente ricca puntata di chiacchiere ed inciuci con Gossip Mania. Alla prossima!